Grazie, ringrazio moltissimo per l'invito, la possibilità di partecipare a questa discussione per me importantissima e utilissima. Io ovviamente posso provare a fornire un contributo a questa discussione dalla prospettiva in cui lavoro, che è quella di una parlamentare europea. E vorrei farlo, diciamo, in una duplice accezione, ovvero qual è lo stato della discussione a livello europeo sul superamento di Dublino, che è un po', diciamo, l'elemento citato da tutte le parti politiche a livello nazionale, e ringraziando moltissimo l'intervento di Riccardo, del tu più o meno a tutti, chiedo scusa, passo direttamente al tu perché mi ha preceduto rispetto a quella che giustamente veniva definita una detenzione opaca, e cioè qual è l'esperienza di CARA, CPR e altre strutture, diciamo, di detenzione opaca che ho potuto visitare in questi anni. Parto appunto dalla questione del superamento di Dublino, ricordando brevemente che, diciamo, il tema del superamento di Dublino era oggetto della discussione del Consiglio di fine giugno, era quello a cavallo tra fine giugno e i primi di luglio. Io lo ricordo abbastanza bene perché per sollecitare il Consiglio europeo a prendere in considerazione la proposta approvata dal Parlamento europeo di superamento di Dublino, con altri 3 europarlamentari spagnoli decidemmo appunto di salire sulla Open Arms e via Twitter apprendemmo dal ministro Toninelli e dal ministro Salvini che i porti italiani erano chiusi e quindi, diciamo, non saremmo potuti tornare in Italia con le 59 persone che erano a bordo della Open Arms. Consiglio, diciamo, di fatto fallimentare dal punto di vista del superamento di Dublino, ma fallimentare anche dalla prospettiva che, diciamo, pur questo governo diciamo, decide di considerare come proprio fiore all'occhiello, cioè la difesa dei confini nazionali, perché di fatto lasciando il meccanismo di relocation totalmente facoltativo, di fatto, diciamo, non costringeva nessuno Stato membro dell'Unione ad attrezzarsi per appunto partecipare pro quota al meccanismo di relocation. Nel frattempo la discussione va avanti e va avanti seguendo non, diciamo, l'indicazione del Parlamento europeo e quindi un meccanismo di relocation obbligatoria, diciamo, in connessione al superamento di Dublino, ma in prospettive ancora più preoccupanti, molto preoccupanti se le si connette appunto a quella che è la lettera e lo spirito di questo decreto. Proposta Macron, quella di fatto di rendere, diciamo, quelli che noi chiamiamo CARA, ma dei centri chiusi. Quindi di fatto, diciamo, accentuare il carattere detentivo anche dei centri per richiedenti asilo. Proposta italiana, diciamo, vabbè, la proposta italiana è quella di, per evitare ripetersi di altri casi come quello della Diciotti, come se, diciamo, il ripetersi del caso della Diciotti fosse una responsabilità esterna e non una responsabilità del governo italiano, farli scendere, perché questo è un grande upgrade rispetto, diciamo, alla sensibilità del ministro degli interni, ma costruire, diciamo, una sorta di zona franca che, diciamo, non essendo rappresentabile come territorio nazionale, non fa scattare Dublino, e, diciamo, in quella zona svolgere le procedure di identificazione. È chiaro che, diciamo, anche rispetto alla procedura di accoglienza, diciamo, di valutazione della richiesta d'asilo, si va ad accentuare per l'appunto l'aspetto della, diciamo, reclusione, del confine della detenzione opaca. Diciamo, espressione su cui torno senza entrare troppo nel dettaglio di questo, diciamo, horror tour che ho avuto modo di fare in questi anni non da sola,
ma grazie all'ASGI, grazie alla campagna Lasciateci Entrare, che davvero mi hanno permesso di fare una parte importante del mio lavoro parlamentare, che è quella appunto di svolgere una funzione ispettiva rispetto a questi centri, Palazzo San Gervasio, CPR, Bari, CPR Cara, Brindisi, CPR, Castelnuovo di Porto, Crotone, Mineo, Messina, eccetera. Ora, io, diciamo, approfittando di avere una platea prevalentemente costituita da giuristi, la questione che voglio proprio sollevare, e su cui davvero vorrei anche un aiuto, esattamente quella che veniva menzionata poc'anzi, cioè il fatto che noi ci ritroviamo di fronte a strutture che per lo più sono regolamentate, perdonatemi il gioco di parole, da regolamenti, che c'è un vuoto normativo e, diciamo, di definizione dello stato giuridico che limita anche, oltre, diciamo, la possibilità del garante dei detenuti di accedere a questo luogo, ma anche la possibilità dei parlamentari di entrare accompagnati a visitare questo luogo per svolgere una funzione ispettiva. E questa cosa, nel corso, diciamo, degli ultimi mesi, diciamo, a parità di tasso di arbitrarietà stante il non vuoto normativo, ha ovviamente preso una piega progressivamente restrittiva. Faccio gli esempi a ritroso. Stesso giorno io vado a visitare il CPR di Bari e il CPR di Brindisi. CPR di Bari mi fanno entrare, diciamo, come solitamente noi facciamo per poter accedere a una struttura carceraria, cioè dichiarazione del parlamentare con i due collaboratori, eccetera eccetera. 4 ore dopo vado a visitare il CPR di Brindisi, no, forse 6 ore dopo vado a visitare il CPR di Brindisi, apprendo che io, per poter entrare accompagnata da un collaboratore, in quel caso un collaboratore, devo attendere l'ok della prefettura, che a sua volta deve avere l'autorizzazione da parte del ministero. Allora è evidente che, diciamo, in questo lasso di tempo in cui io, diciamo, mi sgolo come una matta e dico che non è così, che 4 ore prima, che la funzione parlamentare, diciamo, è evidente che in quel lasso di tempo succede di tutto, o può succedere di tutto, e sicuramente quello che viene minato è, diciamo, il dovere che ho come parlamentare di, diciamo, vedere le cose come stanno e non le cose per come vengono. Sì, addirittura si lamentano. Onorevole, ma lei ci doveva avvisare. Scusi, ma io se sto svolgendo una funzione ispettiva, esattamente, diciamo, perché lo faccio senza preavviso. Cosa? Anche qui, Riccardo, io ti do del tu, diciamo, così, lo faccio, mi viene istintivo. Cosa che non avviene neanche quando vado a visitare i reparti di 41 bis. Chiaro? Quindi, diciamo, la situazione è nettamente, peggiore, perché appunto c'è un grande tasso di opacità. Altra questione, vado a visitare l'hotspot di Messina. Addirittura nell'hotspot di Messina, oltre alla, diciamo, dove c'erano migranti, 18 dei migranti scesi dalla 18, anche lì vuoto, diciamo, non si capiva che tipo di struttura fosse quella di Messina. Anche lì mi si dice che la prefettura a Brindisi mi fanno entrare a un certo punto soltanto accompagnata da 10 persone in divisa, erano sia carabinieri che polizia, e io dico: ma scusate, ma se io ho bisogno di parlare con queste persone, ma secondo voi queste persone che mi dicono in presenza di 10 persone che hanno indossato casco e manganello? E, diciamo, questo è Brindisi. Pochi giorni dopo, diciamo neanche un mese dopo, a Messina addirittura io mi sento dire non solo che occorreva prefettura e prefettura ministero, ma addirittura a un certo punto dalla responsabile della cooperativa che gestiva il centro, che io non potevo proprio entrare, cioè, e quindi in questo passano ovviamente altre ore in cui appunto la situazione chiaramente può essere modificata. Alcuni elementi di criticità di cui io non sento tanto parlare, ma che a me hanno colpito tantissimo. Primo, nei CPR c'è una carenza totale di presidio sanitario, totale. Io ho potuto assistere a, diciamo, nelle poche ore che dura un'ispezione, ma Bari,
un tentativo di suicidio, una crisi epilettica affrontata da un infermiere e non da un medico, risolta dall'infermiere e non dal medico, persone detenute in cella, cioè sono detenute in cella, non c'è neanche, come dire, quel minimo di mobilità che in alcune sezioni di alta sicurezza perlomeno viene garantita. Mi hanno chiesto di portare il cibo fuori dal centro per farlo analizzare, perché dopo la somministrazione dei pasti molti di loro lamentano di avere 2 o 3 ore di sonno, cioè sono convinti che oltre ad essere del cibo di cattiva qualità sia del cibo che convenga delle sostanze sedative. Altra questione, per me diciamo importantissimo, io ho visto soltanto nelle sezioni di alta sicurezza un livello di psichiatrizzazione delle persone recluse nei CPR così preoccupante. Parliamo di persone che hanno un'età media molto bassa, che avrebbero uno stato, diciamo, anche come dire, data l'età, diciamo, non hanno di sicuro altro tipo di patologie se non appunto quelle che possono derivare dal fatto, diciamo, di essere, mi permetto di usare questa espressione, dentro un tunnel di ingiusta detenzione. Altra questione, veramente anche io mi devo fermare perché ne avrei da raccontare tantissime, ma dentro un CPR, questa volta era, se non ricordo male, il CPR, no, forse era sempre Brindisi, trovo un cittadino siriano. Ora, com'è possibile che un cittadino siriano sia all'interno di un CPR? Cioè, c'è chiudo dicendo che ovviamente adesso siamo in una fase di ulteriore accelerazione, diciamo, nella trasformazione di strutture, anche di strutture che sono nate come strutture richiedenti asilo in CPR. Ad esempio, mi hanno comunicato che aggradisca, diciamo, in corso un'operazione di questo tipo. Io credo che appunto, diciamo, penso che appunto dobbiamo tenere veramente anche qui. Crotone, dove è cambiata l'amministrazione perché quella precedente aveva, diciamo, qualche relazione con qualche famiglia non propriamente, diciamo, per bene. Ecco, quella di Crotone, io sono entrata e ho detto: ma che tipo di struttura è questa? Questo è un hub regionale, ma ci sono persone richiedenti asilo, ci sono persone hub regionale, per cui anche lì, per dire, è un centro richiedente asilo, quindi io posso entrare, anche lì. Un bel po' di tempo. Chiudo su una questione che è quella, diciamo, forse come dire, più cogente, no? Tu prima giustamente parlavi di una sinergia fra livello politico, livello amministrativo e livello della comunicazione. Diciamo, della costruzione dell'impatto sul senso comune. Ora, diciamo, sul ministro dell'Interno non spendo molte parole, sappiamo tutti chi è, sappiamo tutti con chi negozia a livello europeo. Io voglio soltanto dire che per aver sollevato un dibattito nel Parlamento europeo la questione Riace, peraltro noi avevamo il 3 di ottobre, quindi il giorno dopo l'arresto di Mimmo Lucano, avevamo un dibattito sul ruolo degli enti locali nell'area mediterranea rispetto alla questione dell'accoglienza, quindi diciamo più centrato di così non poteva essere. Per aver difeso il sindaco di Riace, i parlamentari europei, un parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle mi dice che io avevo fatto un attacco, diciamo, anche se non li avevo mai menzionati nel mio intervento, ma un attacco alla magistratura e alla Guardia di Finanza come neanche Berlusconi avrebbe mai fatto. Ora, diciamo, questa è la cultura di governo. Fatto sta che, diciamo, quello che sta accadendo in questo paese a me ricorda moltissimo il processo di Crimigration, che è raccontato in questo documentario bellissimo realizzato da Netflix sull'uso del 13° emendamento diciamo, e degli elementi di continuità tra schiavitù diciamo, negli Stati Uniti, schiavitù in America e processo di criminalizzazione del migrante, di incarcerazione del migrante, di privatizzazione delle carceri attraverso parole d'ordine che, diciamo, di volta in volta cambiavano: lotta alla droga, lotta alle gang, eccetera, eccetera. Credo che l'Italia stia esattamente
dentro questo percorso. Credo che dobbiamo essere assolutamente consapevoli che già l'associazione tra migranti e sicurezza è esso stesso, diciamo, un messaggio politico, perché più chiaro non potrebbe essere. Chiunque abbia a che fare, abbia davvero un'esperienza concreta di lavoro nel sistema SPRAR, sa che una riforma dello SPRAR andava fatta, ma per aumentare il ruolo dei comuni nell'accoglienza SPRAR. Qui viene fatto invece esattamente il contrario, cioè mentre lo SPRAR garantiva degli standard assolutamente verificabili, dei livelli, diciamo, di integrazione anche grazie alla capillarità, alla diffusione della rete, assolutamente positivi, mentre garantiva il fatto che ci fosse un percorso unico, uno standard unico tra rifugiato e richiedente, tutto questo invece va a ghettizzare, introdurre una separazione tra rifugiato e richiedente, tutto quello che sappiamo, e di fatto a espellere la possibilità che i comuni possano svolgere il ruolo che finora hanno svolto nel sistema di accoglienza. E infatti, diciamo, c'è una oggettiva contemporaneità tra quello che accade a Riace in termini di provvedimenti nei confronti del sindaco e quello che accade a Riace nei termini di effetti, quello che saranno gli effetti immediati dello smantellamento del sistema SPRAR. Permesso di soggiorno, abolizione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ovviamente va a aumentare clandestinità, va ad aumentare clandestinità, ovviamente dal punto di vista della retorica di questo governo, non certo della mia, va ad aumentare le tensioni sociali. C'è stata una delle operatrici dello SPRAR di Caserta che appunto ha avuto l'onore di essere attaccata direttamente al ministro dell'interno per aver detto semplicemente quello che sto dicendo qui adesso, cioè che appunto va semplicemente ad aumentare le tensioni. Credo che Sentendo Salvini ti toglie la cittadinanza. Sì. Credo insomma che occorra assolutamente fare di questa questione una questione centrale nel dibattito politico e nell'opinione pubblica, senza timore, senza subordinare la centralità e la gravità di un provvedimento di questo tipo con presunte attenzioni al consenso o meno. Questo lo dico, ovviamente al netto del fatto che, gli elementi di riduzione del diritto alla difesa, la riduzione dei gradi di giudizio, il passaggio da C a CPR, sappiamo che, non vengono da Salvini, ma vengono da chi l'ha preceduto. Grazie mille. Grazie a Eleonora Forenza che ci ha aperto un'altra finestra sulla situazione reale vista da un osservatorio privilegiato di chi può appunto entrare in quei luoghi, sia pure con maggiori, sempre crescenti difficoltà.